percorso unitario che metta insieme le sinergie e sia espressione dell'intero territorio regionale, soprattutto proiettato al superamento degli antichi campanilismi, che per lungo tempo hanno segnato le dinamiche sociali ed economiche dell'Umbria. A questo puntano i sindaci di Perugia, Vladimiro Boccali, e di Assisi, Claudio Ricci, per la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019. È evidente che il percorso che abbiamo avviato ha il significato di portare l'Umbria all'interno di questo percorso unitario di promozione e di internazionalizzazione, e la scelta dell'economia e della cultura, l'economia della conoscenza come volano per ripartire dopo la crisi e per essere utile non soltanto nel segmento specifico della cultura, dell'economia e delle conoscenze, per Perugia e per l'Umbria penso alle università, penso agli istituti di alta formazione, ma tutta l'Umbria, dal manifatturiero alla filiera agroalimentare, guadagna da una promozione così importante. La città italiana sarà nel 2019. Innanzitutto è importante che la politica esca dal presentismo e scelga degli obiettivi di medio e lungo periodo. Per l'ambiziosa meta si è tenuto all'aeroporto di Sant'Egidio un consiglio straordinario aperto dei due comuni, che ha visto all'ordine del giorno l'approvazione della bozza del manifesto per la candidatura. L'incontro fra i consigli comunali avviene qui, all'aeroporto internazionale dell'Umbria, che dovrà diventare la nuova porta della nostra regione verso l'intera continente europeo e verso il mondo. Adesso ci aspettano anni complessi legati alla candidatura, a partire dal logo, dal marchio della candidatura, per seguire poi con il dossier di candidatura e i vari comitati che dovranno sostenere quella che sarà importante come obiettivo, certo, raggiungere e diventare capitale europea della cultura, ma la cosa più importante sarà il percorso di candidatura, perché questo in qualche modo ci vedrà impegnati nel mettere insieme i campanili, e i campanili messi insieme possono tra di loro generare progetti importanti per le loro città e per l'Umbria. I due consigli comunali hanno approvato le linee guida del manifesto, descritto come una proposta valoriale e progettuale che sia un esempio emblematico della città europea di medio-piccole dimensioni.